La morte di Patroclo, seconda parte. Ecco, stavamo spiegando, stavamo leggendo questo brano tratto dall'Iliade, quando poi è suonata la campanella. Vogliamo continuare a leggerlo perché è un brano fondamentale. Abbiamo detto che rappresenta una svolta all'interno dell'Iliade. Infatti, diciamo che questo brano, rappresenta uno snodo che porterà alla fine dell'ira di Achille e quindi è un cambiamento fondamentale nel corso degli eventi. Come abbiamo detto la volta scorsa, Patroclo è stato anzitutto spinto, proprio addirittura un dio, Apollo, l'ha colpito alle spalle e gli ha tolto tutte quante le armi e lui, sconvolto proprio da questo colpo, è stato poi anche trafitto da un guerriero troiano. Un certo Euforbo di Panto. Questi per primo a te lanciò l'asta, Patroclo cavaliere, ma non t'uccise. Quindi Apollo l'ha solamente scosso, sconvolto, scombussolato, stonato, insomma, mentre invece Euforbo l'ha colpito, l'ha ferito, ma non l'ha ucciso. E corse indietro, si mischiò tra la folla. Lui, che pure abbiamo visto la volta scorsa, questo tale Euforbo, grande condottiero troiano, ha ucciso tanti greci, però poi dopo scappa, anche perché insomma, Patroclo è comunque temibile. Quindi scappa, si mischia tra la folla, ovviamente dei suoi compagni troiani, strappata l'asta di faggio, quindi tolta l'asta fatta di faggio, di legno, recuperata la lancia dal corpo del nemico. Non seppe affrontare Patroclo, ebbe paura però Euforbo, benché nudo nella carneficina. Quindi, anche se Patroclo non aveva più le armi, aveva paura di lui e quindi scappa Euforbo. Ma Patroclo, vinto dal colpo del dio e dall'asta, fra i compagni si trasse, evitando la Chera. Quindi, per evitare la morte, infatti, la Chera è praticamente una divinità collegata con la morte, col destino, eccetera. Lui, cioè Patroclo, si ritira presso i suoi compagni, così come si è ritirato Euforbo presso i compagni troiani, Patroclo presso i compagni greci, achei, no? Per evitare la morte. Ettore, come vide il magnanimo Patroclo tirarsi indietro, ferito dal bronzo puntuto, gli balzò addosso in mezzo alle file, lo colpì d'asta al basso ventre. Quindi, mentre Patroclo sta cercando di ritirarsi presso i greci, Ettore, il guerriero troiano, intravede che lui sta scappando e lo colpisce. E colpisce, quindi come terzo però, colpisce Patroclo. Quindi dopo Apollo, dopo Euforbo, Ettore, che appunto scaglia la sua lancia, la sua asta, quindi, per colpire al basso ventre Patroclo lo trapassò col bronzo, vuol dire quindi che l'asta e la lancia di Ettore vanno a segno. Rimbombò stramazzando e straziò il cuore all'esercito acheo. Questo colpo fu un colpo fatale per gli Achei, un colpo tremendo, ecco, voglio dire, per l'esercito dei Greci. Come quando un leone vince in battaglia un cinghiale indomabile. Essi superbamente hanno combattuto sui monti per una piccola polla, cioè per un po' d'acqua. Un leone e un cinghiale combattono. Similitudine, come quando un leone vince in battaglia un cinghiale, dopo che hanno combattuto tanto. Anche il cinghiale ha le sue armi, diciamo, è molto forte, potente, veloce. Ma a un certo punto il leone prevale su di lui. Volevano bere entrambi questa sorgente, questa fonte d'acqua. E quindi sono messi a lottare fra di loro. E infine con la sua forza il leone vince l'altro che rantola. Quindi ormai agonizzante il cinghiale. Così il Meneziade è Patroclo, chiamato così, patronimico, perché è figlio di Menezio, che già molti ammazzò, che aveva ammazzato molti guerrieri troiani. Ettore, figlio di Priamo, privò della vita con l'asta. Riorganizziamo la frase. Ettore, soggetto, figlio di Priamo, privò della vita con l'asta il Meneziade, complemento oggetto, cioè Patroclo. Ettore, insomma, uccide Patroclo.
e gli disse vantandosi parole fuggenti. Ecco, ricordate che le parole sono fuggenti perché passano attraverso l'aria. È un epiteto formulare delle parole. Patroclo, tu speravi di abbattere la nostra città e le donne troiane, togliendo libero giorno, condurle sopra le navi alla tua terra patria, stolto. Ecco, adesso Ettore, che ha inferto il colpo mortale a Patroclo, infierisce contro di lui, cioè vuol dire, insomma, che lo insulta, gli dà infatti dello stolto, dello sciocco, perché pensava di poter uccidere tutti, di poter abbattere la città di Troia, di poter uccidere tutti quanti i troiani e rendere schiave le donne troiane, condurle quindi poi in Grecia, no? Come schiave. Per esse i veloci cavalli d'Ettore si tendono sopra i garretti a combattere. Ma io e i miei cavalli, insomma, sono pronti invece a combattere per le donne e per impedire che diventino schiave. Questo l'aveva detto anche, a chi l'aveva detto anche che voleva combattere? Ha detto ad Andromaca che voleva combattere per impedire che lei fosse portata via come schiava. Io con l'asta eccello fra i teucri amanti di guerra. Io Ettore, con la lancia, con le mie armi, sono superiore a tutti quanti gli altri guerrieri troiani. Teucri, infatti, sono i troiani, che amano la guerra. Epiteto formulare dei troiani. E così li difendo dal giorno fatale. E difendo, proteggo la mia città dal giorno fatale, il giorno del fatto, il giorno del destino, perché arriverà un momento in cui comunque la città di Troia sarà distrutta. E noi lo sappiamo già perché il destino vuole così. Però io combatto con tutte le mie forze per allontanare il più possibile questo giorno del fato, del destino. Ma te qui gli avvoltoi mangeranno. Intanto tu qui sei morto, stai morendo e il tuo corpo sarà mangiato dagli avvoltoi. Diciamo così, era un disonore quello di non essere sepolti o bruciati, eccetera, ma di essere lasciati lì sul campo di battaglia ai cani e agli uccelli. Quindi, questo era un disonore, quindi Ettore, colmo di rabbia nei confronti di Patroclo, che tra l'altro ha ucciso molti suoi compagni, predice questo. In realtà poi effettivamente il cadavere di Patroclo sarà restituito ai greci. Pazzo, sei stato matto a pensare questo. Achille, per forte che sia, non ti potrà proteggere. Quindi ormai Achille non ti può più proteggere. Achille è rimasto lì fuori dal combattimento e quindi non ti può più proteggere. Egli che forse restando a te che partivi raccomandò molte cose. Abbiamo già detto anche la volta scorsa, infatti, che Achille aveva raccomandato a Patroclo di non avvicinarsi troppo alla città di Troia, di limitarsi a difendere le navi dei greci. E invece Patroclo, un po' insuperbito, e comunque perché l'aveva deciso Zeus, era andato a combattere fin sotto le mura di Troia. Oh Patroclo cavaliere, non mi tornare davanti alle concave navi prima che d'Ettore massacratore l'insanguinata tunica intorno al petto tu stracci. Ah, ecco, no, scusate, invece Ettore immagina che Achille abbia detto a Patroclo di ritornare alle navi con cadavere di Ettore, cioè avendo ucciso Ettore. Quindi tu sei pazzo perché hai pensato davvero di poter uccidere me? Non se ne parla neanche. Così certo ti disse stolto e persuase il tuo cuore. Quindi Ettore immagina che Achille abbia persuaso Patroclo a combattere proprio con l'idea anche di ammazzare lui stesso, cioè di ammazzare Ettore. E questo è il discorso che fa Ettore a Patroclo. Ma dobbiamo ricordare soprattutto quello che risponde Patroclo a Ettore. E tu rispondesti, sfinito, Patroclo cavaliere, ormai in fin di vita, morente, Patroclo risponde così a Ettore. Sì, Ettore, adesso vantati, quindi insuperbisciti per questa morte, per avermi ucciso, perché mi hai ucciso, mi hai inferto il colpo mortale.
A te hanno dato vittoria Zeus, Cronide e Apollo. In realtà, però, non puoi essere molto orgoglioso, perché tutto sommato, se non ci fossero stati Zeus, Cronide, Zeus è chiamato Cronide perché è figlio di Crono, e Apollo sicuramente non mi avresti ucciso. Ricordate infatti che Zeus è quello che ha convinto Patroclo a mettersi a rischio, a mettere a rischio la sua vita andando a combattere sotto le mura di Troia. Mentre Apollo è quello che ha stordito Patroclo, togliendogli tutte le armi e impedendogli quindi di difendersi. Che mi abbatterono facilmente, sono gli dèi che mi hanno abbattuto, dice Patroclo. Essi l'armi dalle spalle mi tolsero. Apollo con quel colpo lì alle spalle aveva tolto tutte le armi a Patroclo. Se anche 20 guerrieri come te m'assalivano, tutti perivano qui. Sarebbero morti tutti quanti. Se io non avessi avuto contro gli dèi, se gli dèi non avessero combattuto contro di me, io li avrei ammazzati 20 come te. Vinti dalla mia lancia. Ecco, sì. È modesto Patroclo, eh? Insomma, è logico che, attenzione, gli eroi devono, persino in punto di morte, perché Patroclo sta morendo, devono preservare la loro reputazione, anzi elevare il loro onore, la loro reputazione, ecco, la loro gloria il più possibile. E quindi ecco il motivo per cui Patroclo, pronuncia queste parole. Me uccise destino fatale, soggetto, il destino fatale ha ucciso me. Non è stato un uomo, non è stato un guerriero. Ha Ha ragione. ragione. Giusto, giusto, ha ragione. Infatti, diciamo che Omero, in un certo senso, è dalla parte di Patroclo. Patroclo, abbiamo detto che è generoso, è un amico di Achille, generoso, è gentile d'animo, eccetera. E quindi il fatto che l'abbia ucciso, ecco, che Ettore abbia ucciso Patroclo, è sicuramente a sfavore di Ettore. Infatti Ettore dovrà pagare per questa morte. Infatti, me uccise il destino fatale e il figliolo di Latona. È stato Apollo. Apollo è figlio di Latona, appunto, Zeus e Latona, che mi ha ucciso, non tu. E tra gli uomini Euforbo. A dire la verità, è stato prima Euforbo a colpirmi con la lancia. È vero, mi ha ferito non mortalmente, però se uno viene ferito non è che può difendersi. Tu mi uccidi per terzo, quindi primo Apollo, secondo Euforbo, tu sei solamente il terzo. Altro ti voglio dire e tientelo in mente, davvero tu non andrai molto lontano, ma ecco, ti si appressa la morte e il destino invincibile. Siamo al libro sedicesimo. I libri della Iliade sono 24. Nel 22esimo ci sarà il duello fra Achille ed Ettore. Anticipazione, prolessi, cioè Patroclo anticipa quella che è la sorte e il destino di Ettore. Ma del resto lo sappiamo già, addirittura anche nell'incontro fra Ettore e Andromaca. Sapevano già, Ettore lo sapeva già che andava incontro a un destino di morte. Adesso però glielo predice anche Patroclo. Si avvicina la morte. Cadrai per mano di Achille, dell'Eacide perfetto. Achille è chiamato anche Eacide, discendente di Eaco. Non è suo padre, padre di Achille, infatti Peleo è rimasto, Pelide Achille, no? È rimasto in Tessaglia. Mentre parlava così, la morte l'avvolse, la vita volò via dalla membra e scese nell'Ade, piangendo il suo destino, lasciando la giovinezza e il vigore. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.